Ci troviamo nell'ufficio parrocchiale della Chiesa Madre di Augusta, abbiamo qui una locandina che riguarda la Via Crucis, che è una tradizione sentita molto, Augusta e altrove, ma noi siamo qui non per parlare di tradizioni pasquali, ma di un'altra Via Crucis, quella dei malati di cancro, delle morti di cancro, perché Padre Bisutto da qualche mese a questa parte ha fissato una data, che è il 28 di ogni mese, no? Per ricordare proprio i morti di cancro. Allora sarà ogni mese, ma fino a quanto? Almeno per un anno. Almeno per un anno, ogni mese, dopo, 28. Probabilmente daremo via qualche altra iniziativa. Ecco, allora ogni mese qui in Chiesa Madre saranno ricordati i morti, cioè nome e cognome, già lo si fa. E quindi qual è il senso vero, profondo, autentico di questa lettura? Sì che è semplice, no, non è il cognome. Allora, dobbiamo vincere intanto quella che io definisco la rassegnazione omertosa degli augustani. Di fronte a questo dramma, tragedia, genocidio, strage, per usare dei termini appropriati per la vicenda. Silenzioso, una strage ovviamente, silenziosa. Più che silenzioso, occultata. Noi facciamo silenzio. Ma vedi, ci sono due tipi di silenzio. Un silenzio che serve per commemorare e un silenzio che serve per denunciare. Un altro silenzio che c'è, invece per dire, meglio non parlarne perché altrimenti chissà che cosa potrebbe c'è succedere. C'è la paura di perdere il posto, in questo credo che sia il timore che abbiamo noi, sì, no? Il timore di perdere il posto. È la solita preoccupazione che abbiamo tutti in fondo, anche se noi non lavoriamo nelle industrie, ma insomma vivendo ad Augusta si perde il posto di lavoro. Ma sono due diritti in contrasto fra di loro, il diritto al tuo posto di lavoro e il diritto alla mia salute. Sì, giusto, ma si dice le industrie ci danno lavoro, questo è il senso. Ad alcuni, ma ad altri danno morte. E quindi non si può risolvere, allora come si potrebbe risolvere? Ecco, voi cosa vi proponete? Forse in altre parti d'Europa il problema si potrebbe risolvere, ma qui non siamo né in Svezia, né in Scandinavia, né nell'altra Germania, qui siamo in Italia. Le industrie dicono però se voi continuate così noi ce ne andiamo, perché non possiamo... Qualche altra parte dell'Africa che sta peggio di noi sicuramente la troveranno, ma faranno gli stessi errori che hanno fatto qui. Non è che lì andranno a produrre senza inquinare, lì continueranno a produrre inquinando peggio di come hanno fatto qua, perché lì non ci sono leggi. E allora quale potrebbe essere la soluzione? Le industrie debbano fare una prevenzione e magari mettendoci in regola secondo le leggi che abbiamo noi? Diciamo una cosa, le leggi ci sono, andrebbero rispettate, già tante cose potrebbero cambiare. Il problema qui sta, diciamo, in un contesto un po' diverso. Vedi, io penso che la Val d'Aosta, la Liguria, il Piemonte, il Veneto, l'Umbria, la Calabria, l'Abruzzo, tutti consumiamo benzina, lubrificante e cose di questo genere. Però non si capisce perché la produzione deve essere concentrata in un piccolo territorio, risparmiando praticamente l'altro. Cioè, ecco l'errore che è stato fatto. Cioè, hanno concentrato troppo in troppo poco spazio. Se avessero fatto una raffineria in Calabria, una in Piemonte, una in Abruzzo, un'altra in Puglia, sicuramente nessuno avrebbe di questo genere di problemi. I problemi abbiamo soltanto noi qua, perché siamo i produttori di metà di quello che circola in Italia in termini di prodotti petroliferi. Ma qui questa è una storia evidentemente complessa, perché qui abbiamo il porto e abbiamo... Sì, ma vedi, non è che non si sapeva qual era la condizione di Augusta Priolo Melilli negli anni scorsi, ma perché si ostinavano a voler mettere qui altri insediamenti di quel genere che il territorio ormai non è più in grado di sopportare? Certo, ma questo riguarda il passato, perché evidentemente sono responsabilità politiche anche chi forse ha voluto speculare da tanti punti di vista, ma adesso pensando al futuro, qual è la prospettiva? Anche attraverso questa denuncia fatta così, con questa lettura, In una chiesa, qual è l'idea quindi forte che c'è dietro? Io l'ho espresso parecchi anni fa, quando ho pubblicato ancora il pezzo invisibile su internet, direttiva Seveso o direttiva Marina De Melilli? Ah, sì, direttiva Marina De Melilli, cioè che è scomparsa del tutto.
Cioè, la direttiva Seveso, che viene applicata prima della scomparsa di Marina Melilli, dice non si possono costruire industrie inquinanti nocive alla salute accanto ai centri abitati. Beh, in questo caso la direttiva di Marina De Melilli, questo l'ho intendato io, ma è la realtà, sì, vale a dire sì, certo. Ce ne freghiamo di quello che dice la legge e mettiamo praticamente un'altra raffineria accanto a un centro abitato, costringendo gli abitanti ad andarsene. I brioresi non ce ne sono andati. Non è che non ce ne sono andati, hanno fatto una scelta tutto sommato non consona a quelle lotte che avevano fatto. Perché se tu protesti contro l'inquinamento e alla fine ti fai monetizzare il rischio e rimani là, a che è servita quella lotta? Quello che diciamo prima, per non essere ancora schiavi della, diciamo, della povertà di 50 anni ovviamente, fa, quando emigravano, noi emigravamo. È comodo lavorare sotto casa, se non bisogna neanche di prendere la macchina per andare sul posto di lavoro. Certo. Però, a un certo punto, in quella condizione non vuol dire che si lavora bene e che si vive bene. E tornando a questa iniziativa, allora, che appunto è specifica di questa chiesa, perché evidentemente a Priolo non sappiamo se ci siano queste ricorrenze. So che a Villasmundo l'attuale parroco sta facendo la stessa cosa. L'attuale parroco è il nostro concittadino, sì, che è giudice. Praticamente mi ha informato che anche lui farà una messa per ricordare i morti di cancro. Non so se la farà tutti i mesi come sto facendo io, però intanto la fa anche lui, e che significa che l'iniziativa in qualche modo ha scosso la coscienza di un confratello che ha deciso di schierarsi, diciamo, da allora la speranza è anche i confratelli di Priolo si possano di Priolo, quindi nel territorio. Vedi, se io a un certo punto entro in una chiesa del nostro territorio, Augusto Priolo Melilli, vedo una bella vetrata istoriata e sotto c'è dello scritto dono dell'azienda X, scusami, tu che pensi che quel parroco darà mai qualcosa contro l'azienda X? Vabbè, contro l'azienda, ma cioè, contro i morti, allora, contro il cancro, contro in generale l'inquinamento delle industrie, sì, in generale. In generale. Non potremmo scadere nel pietismo. Quindi allora, qual è? Dopo un anno... Io ho visto che ad Augusta quando si parla di questo problema, il tumore, la gente è restia a parlare, ha paura. Fa silenzio, ma un silenzio che tutto sommato è un silenzio colpevole. Vale a dire, non hai il coraggio di denunciare che tuo marito, tuo figlio, tuo fratello, tuo cugino è stato assassinato da un certo genere di lavoro. Allora, ecco, allora sempre a questo, cioè fare pigliare coscienza allora, noi tutti. Chiaro che qui nessuno praticamente vuole ammettere delle responsabilità. Chi è che inquina? Ognuno accusa l'altro. Anche perché tu, io, lui, non abbiamo i mezzi per dire tu stai inquinando. Ci dobbiamo fidare di quello che loro ci dicono. Ma in questo caso dovremmo anche avere un ente regionale che è l'ARPA che potrebbe incidere, volendo, potrebbe darci almeno l'informazione. Ma sappiamo nel passato che praticamente i dati pubblicati da queste, diciamo... L'ARPA è un ente regionale, sì. Protezione ambientale. Come? Ma siamo messi. Ma chi ci difende a proposito? Tu sai bene che questo tempo da preavvisare che farà. Sì, infatti, è una cosa sì. Allora che serve? A che serve? Prima avevamo un giudice Condorelli, non abbiamo neanche più giudice di pace, a sto punto chi ci deve difendere? Lui. Allora a questo punto ci affidiamo alla provvidenza. Ma a questo punto, diciamo, chi è che ha ancora la capacità di poter parlare liberamente e di poter dire due parole su questa vicenda? Allora, se il mio confratello che accetta la vetrata istoriata donata dall'azienda X, lui praticamente preferisce a questo punto fare silenzio, no? Non denunciare. Cioè, prende anche quella libertà di dire io mi devo schierare dalla parte della vita, certo. Io mi devo schierare dalla parte della tutela dell'operaio, del lavoratore. Certo. Mi devo schierare dalla parte di quello che è il creato che io devo salvaguardare. Se io praticamente perdo anche questa libertà, quelle sono diventate i patroni, noi siamo diventati gli schiavi. Va bene. Allora, una delle cose che voglio fare in prospettiva è questa. Cioè, 361, guarda caso, questo è il numero dei morti che sono stati segnalati fino all'ultima edizione. Se noi giochiamo con queste tre cifre,
361, facciamo il 136. Ah. 136 sono le vittime di Marcinelle. Vale a dire i lavoratori italiani che morirono nella miniera del Belgio a seguito di quell'incidente. Però vedi, 50 anni fa, no? Mentre... Ma vedete qui, scusa, non so, possiamo inquadrare un elenco dei morti, no? In base anche alla tipologia del tumore. Polmoni, seno, colon, fegato, leucemia, stomaco, pancreas, prostata, cervello, vescica, gola, utero, reni, eccetera. Ma c'è in testa? Uomini e donne. Ah, in testa e in polmoni. Giusto? Sì. 74 uomini, 21 donne, in totale 95. Quindi il dato più perspicuo, più chiaro e anche più notevole. 74. Chiaramente, uomini, se a un certo punto ci sono queste cifre, è chiaro che hanno anche delle cause. Qualcuno potrebbe anche obiettare perché forse fumano queste persone, visto che sono malati di polmoni. Eh sì, ma anche le donne qua fumano, vedi, il numero della donna è anche particolarmente alto. Sì, infatti. Allora, a questo punto, vedi, io dico, una fotografia da dare deve essere aspetti. Quando a un certo punto scopre che c'è una particolare patologia sul territorio, si allarma e cerca di indagare perché si muore di quella patologia. Invece, dalla nostra parte, avendo scoperto ormai da almeno 30 anni che la prima causa di mortalità è il cancro, non possono dire che non ci sono cause, oppure queste cause non si conoscono. È molto generico, è facile dire è l'industria che inquina, quindi praticamente. Però se tu i dati non li raccogli, se tu i dati che li raccogli eventualmente che ti allarmano li rendi segreti e non più accessibili, chi ti può difendere? Anche qui, cioè, c'era un progetto di avere un registro dei tumori, e anche questo ormai mi pare un registro dei sogni. Questo è un registro tumori? Sì. Molti? Perché noi potremmo fare anche, qualcuno me l'ha chiesto, ma non potremmo fare anche una giornata per ricordare quelli che contro il cancro stanno lottando? Infatti, anche questa è una cosa seria. Questo, certo. A un certo punto, sai, io non dico che ti riempirò la chiesa di persone che stanno lottando contro il cancro, magari se ne presentassero per esempio soltanto 50. 50 potrebbero dire ci possiamo costruire un'associazione per fare qualcosa. D'altronde, vedi, quello che qui sono riuscito a fare è dividere la popolazione, mettendola l'una contro l'altra, con la scusa del ricatto occupazionale, ma lasciando la gente sola a lottare per se stessa. Noi non abbiamo la capacità di associarci, Augusto non l'ha avuto mai questa capacità. Ci mettiamo insieme per un obiettivo comune. Ecco, quindi questo è il progetto, anche il proposito è questo, va bene. Cioè, chiaramente non posso essere io a lottare contro un sistema, ma a un certo punto se la popolazione prende consapevolezza di questa realtà e dice vogliamo fare qualche cosa, e tu capisci a questo punto qualcuno dietro qualche scrivania, sapendo quello che sta succedendo, potremmo anche decidere di intervenire. Io vorrei fare un appello. Chiaramente il numero dei morti di cancro non si può fermare a 370, perché siamo arrivati più o meno a questo numero, è molto più alto. Io invito tutti i cittadini di Augusta che hanno avuto questo tipo di esperienza, vale a dire di aver avuto in famiglia un morto per cancro, di venire a scrivere i loro nomi per almeno ricordarli nella preghiera. Ecco, questa preghiera sicuramente ci può fare aprire gli occhi, il cuore e la mente rispetto alle problematiche che non sono del parroco della Chiesa Madre, ma sono di un'intera città che praticamente di fronte a questa situazione non può rimanere inerte. Allora, con questo augurio, anche questo appello di Padre Bambino Presunto, noi ci congediamo da lui nella speranza. Io direi che non ci sia un aumento, però, se non possiamo sperare in questo. Noi ci auguriamo che questi numeri non aumentino da un altro punto di vista, questi sono i morti. Cioè noi praticamente possiamo fare ridurre il numero dei morti. Questa è la speranza. Cioè che ad Augusta la gente a un certo punto riesca anche a guarire da questa malattia.